Al Cairo, come ad Alessandria, sono scesi in piazza militanti pro e anti Morsi. Il sit-in dell'opposizione a piazza Tahrir è stato un assaggio della manifestazione indetta per domenica, nel primo anniversario della presidenza di Morsi, cui sono attesi milioni di partecipanti. I commenti raccolti tra i dimostranti sono pieni di rabbia. Siamo qui oggi a causa del presidente Mohamed Morsi, l'assassino, nemico di Dio e disumano. Sono sceso in piazza per salvare il paese che loro hanno distrutto. La moschea di Al-Azhar, massima autorità religiosa del paese, ha invitato alla calma e ha messo in guardia sul rischio di una guerra civile. Sempre nella capitale le formazioni islamiche, Fratelli Musulmani e una gran parte dei salafiti, si sono radunate davanti alla moschea di Rabaa al-Adawiyya per sostenere il presidente. Se Dio vuole, ci siamo preparati per il 30 giugno per denunciare la violenza in tutte le sue forme e non lasceremo questo posto fino a che la legalità non sarà ristabilita. L'Egitto vive una polarizzazione acuta, una dimostrazione di forza dei due fronti mobilitati affinché ognuna delle parti faccia sentire le sue rivendicazioni. Tutto ciò in un clima dominato dal timore che le manifestazioni sfocino in fatti di sangue. Hamad Sheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.